Beh, come ogni processo industriale è un po' una forzatura, nel senso che l'animale è costretto in un piccolo spazio a mangiare quello che gli viene dato e sono negli allevamenti di galline, sono tantissime galline in pochissimo spazio, quindi anche il rumore, penso che sia una vita brutta. Sono nata e cresciuta nella fattoria. È stato bello perché è un grande spazio, potevo correre, giocare, invitare tanti amici, libertà. Ho lavorato nella fattoria didattica per 15 anni perché penso che i bambini hanno bisogno di un posto come questo. Per capire da dove vengono le cose che mangiano, per capire un ciclo completo. Le galline sono 45 e ci sono 3 galli e 4 giovani galli. Vivono libere, sono galline ruspanti e possono andare ovunque. Loro mangiano cibo biologico, mangiano grano e miglio e tutto quello che trovano nella natura, da lombrichi, vermetti o semini, tutto quello che gli serve. Il periodo in cui ne producono di più è tra maggio e giugno e ne producono anche 40, una per una. E quando è freddo l'inverno invece anche 2-3 al giorno. Le uova della fattoria sono più colorate, cioè quando apri l'uovo la parte rossa, il tuorlo è molto arancione, mentre le uova del supermercato sono molto chiare, perché le galline di un allevamento mangiano quello che l'uomo ha deciso che mangi e le galline libere mangiano quello di cui hanno bisogno, quindi sono sicuramente più ricche, più complete. E in più sono galline felici, quindi l'uovo è felice, anche l'uovo. Sicuramente è più bello questo per le galline. Purtroppo non ci sono tanti allevamenti così, è piuttosto raro. Però magari una via di mezzo, chissà, in futuro.